Salve a tutti ragazzuoli, benvenuti nel nuovo episodio, il terzo episodio di PokéGods, dove continueremo la storia e l'illustrazione di questi leggendari, di questi Pokémon della regione di Asgard, con l'ultimo di questa serie pilota. E il prossimo Pokémon di cui andremo a parlare è il figlio prediletto, quello più forte, il campione scelto da Odin. Come vi ho già spiegato, dopo aver ottenuto i suoi poteri, Odin era una sorta di spugna troppo piena di potere, anche nel suo egocentrismo di base. Odin non se ne faceva praticamente nulla di tutto quel potere racchiuso in sé, che non poteva comunque usare, era troppo potente per essere utilizzato da una sola persona. Quindi decise di fare un viaggio in giro per la regione di Asgard per selezionare quei Pokémon che, secondo la sua opinione, fossero in qualche modo degni di ricevere anche loro un certo potere dalla fonte principale che era Yggdrasil. Nei suoi lunghi pellegrinaggi in giro per la regione di Asgard si imbatté in una particolare creatura sul limitare di una foresta molto molto fitta, la foresta di ferro. Qui infatti incontrò quello che potremmo benissimo intendere come un antenato alla lontana di un Ursaring. Questo Ursaring asgardiano fu ritrovato da Odin nel bel mezzo del suo pellegrinaggio di notte, mentre combatteva sul limitare della foresta, di solito sempre tenuta isolata, specie durante le ore notturne, contro altri Pokémon posseduti anche loro dagli spiriti evasi dal controllo di Odin e dalla volontà di Yggdrasil. Come se non fosse bastato il solo coraggio di affrontare queste creature, che di base sono leggermente più potenti di un Pokémon comune, Odin rimase impressionato dalla quantità di forza bruta che sto Pokémon esercitava, con cui selvaggiamente picchiava i suoi avversari, tanto da spaccare addirittura gli alberi più alti con un solo pugno. Insomma, dentro a quel Pokémon, l'occhio pieno di potere sacrificato di Odin scorse qualcosa. Il baluginio, la scintilla di un qualcosa di più grande. Odin accorse in aiuto di questo nuovo compagno e praticamente decise di adottarlo come suo primo compagno e figlio. Fu così che in quel preciso momento Odino, quando l'orso, pur riluttante, accettò quella proposta, visto che il tizio misterioso lo aveva salvato, concesse una buona parte di potere di Yggdrasil a questo nuovo figlio. È così che nasce Thor. Come potete vedere, Thor diventa questo grosso bestione orsacchioso con più muscoli che peli probabilmente, e sulle mani già possenti, sulle zampe già possenti di questo Pokémon, apparvero i due martelli, Mjolnir. La comparsa di questo elemento di ferro, di metallo, infuse anche del potere del fulmine, il Pokémon, che già di per sé combattivo, divenne la sua versione finale perfezionata. Questo orso vichingo con le orecchie che ricordano palesemente le corna dello stereotipatissimo, nonché storicamente scorretto, elmo vichingo, e con Mjolnir nelle mani. Insomma, un Pokémon elettrolotta. Game Freak, davvero servono i Fakemon per introdurre un elettrolotta nel Pokédex? Cosa significa di base essere un Pokémon elettrolotta nato da un orso che poteva battere gli alberi a mani nude? Diventare uno sweeper fisico di inaudita potenza. Thor infatti diventa il guerriero prescelto di quelli che saranno i guardiani di Asgard. Nel corso del tempo il serraglio si amplierà, ma Thor rimarrà sicuramente la risorsa bellica offensiva più adeguata dell'intero gruppo. Il potere dell'elettricità, oltre a donare ai colpi di questo Pokémon un incredibile potenziale offensivo, ne aumentò incredibilmente la velocità. Rispetto alla stazza, Thor è un Pokémon molto veloce.
E inoltre i suoi pugni divennero ancora più potenti. Nessuna costruzione, nessuna montagna e nessuna difesa o tattica di aumento delle potenzialità difensive riusciva a reggere il colpo dei meravigliosi, nel senso più letterale del termine, pugni di Thor. Mjolnir infrangeva ogni difesa, era il frantumatore. Tra l'altro Mjolnir, nel suo cacciare gli spiriti malintenzionati, i Pokémon che si erano messi contro Odin e compagnia, divenne nel corso del tempo il migliore amico degli umani che poi si andarono a insediare nella regione di Asgard, proteggendoli specie d'inverno dai pericoli più insidiosi. Divenne in pratica il Pokémon di tutti. E quindi un Pokémon dall'indole molto bonacciona, molto calma e tranquilla, anche simpatica, fino a quando non gli fai girare le balle da orso, perché quando gli girano le balle a Thor ve ne dovete scappare. Crolla un incrocolpo, arriva la sua signature move di fiducia ed è finita per chiunque lo affronta. Punto. Fine. Insomma, se Odin aveva quel tratto di malvagità in sé, Thor no. Thor è il dio buono per eccellenza, è il picchiatore delle minacce ed è, per molti nella cultura della regione asgardiana, il vero capo dei guardiani di Asgard, per quanto in realtà il capo sia Odino. La storia di Thor poi ovviamente va avanti, avrà una compagna fissa e avrà anche dei teneri figlioletti, sì, perché mi sta venendo la mezz'idea di mettere due Pokémon leggendari leggermente pucciosi, ma vabbè, lo faremo poi magari molto in futuro. Ovviamente molte delle sue avventure sono legate con l'allora secondo stadio Loki, ovvero Vedrunger. Insieme infatti andarono a cacciare le minacce più grosse e divennero abbastanza popolari anche nella popolazione di Asgard, fino al giorno in cui effettivamente Vedrunger diventerà Loki a tutti gli effetti e tradirà i guardiani di Asgard. Il resto, senza che ci nascondiamo dietro un dito, è la storia mitologica, un po' adattata a mondo Pokémon, magari ci penseremo in video futuri, ma di base questo è quel bello orsacchiotto picchiatore e folgorante di Thor. Passiamo quindi un attimo al lato prettamente tecnico, portando in numeri le caratteristiche fondamentali di questo Pokémon. Thor è un Pokémon forma singola, perché Thor è l'ignoranza fatta a muscolo, quindi non ha bisogno di forme alternative e per il momento di mega evoluzioni per picchiarvi e spaccarvi i denti, no. Thor ha una forma singola, è potentissimo e, come già detto, è un attacker nato, è uno sweeper fisico di prima. Essendo un Pokémon elettrolotta, è debole ai tipo terra, psico e folletto ed è resistente ai Pokémon roccia, coleottero, buio, elettro e acciaio, senza nessuna immunità. L'abilità selezionata per questo Pokémon è Assorbivolt. Non abbiamo voluto dare un'abilità peculiare a questo Pokémon perché abbiamo concentrato la sua caratteristica di base principalmente sulla signature move. Le mosse elettro scagliate contro questo Pokémon, invece di ferirlo, lo curano. Le statistiche di base parlano di per sé, sono tutte sopra la media, tranne l'attacco speciale che si assesta su un 75, perché i punti vita, i PS sono come statistica base a 100, l'attacco fisico è 140, le difese sono entrambe a 100 e la velocità è a 115. La mossa peculiare, caratteristica di questo Pokémon, che ne rappresenta l'infinita potenza e inarrestabilità, è di per sé Mjolnir, visto che questo Pokémon ha letteralmente i pugni nelle mani. Mjolnir è praticamente una mossa stab elettro con un attacco base di 120 elevatissimo, ma come caratteristica quella di infrangere ogni tipo di difesa, quindi nessun aumento e buff delle difese funziona contro questa mossa. Detto questo, per illustrarvi meglio come può funzionare Thor nel meta, nel gioco, lascio la parola a Pierfrancesco. Se con Loki avevamo un ottimo sweeper speciale, con Thor abbiamo un ottimo sweeper fisico, che fa della velocità e dell'attacco fisico le sue punte di diamante. Parlando della velocità, infatti, abbiamo la possibilità di castare per primi la mossa Magneto Ascesa, che rende Thor per 5 turni invulnerabile, intoccabile, quindi da tutti quei Pokémon tipo Terra, come i Landorus Totem, che si ritroverebbero quindi inermi di fronte ai nostri Zuffa e Incrocolpo, che gli fanno rispettivamente 63 e 40%. In più, la velocità di Thor gli permette di utilizzare per primo la mossa elettrocontagio, una mossa che permette a Thor di trasformare il prossimo attacco dell'avversario dal suo tipo a tipo elettro.
Ciò significa che in combo con Assorbivolt, che è l'abilità di Thor, noi abbiamo i vari psichico, terremoto, cozzata Zen, eccetera, di tipo elettro, e andiamo a recuperare vita col nostro Thor. Naturalmente, come abbiamo già detto, anche l'attacco di Thor è qualcosa di straordinario. Abbiamo un Thor che, come detto, manda giù i Landorus con i Landorus Totem con due zuffa o con tre incrocolpo, e che quindi hanno la possibilità di buttare giù moltissimi Pokémon anche da difesa alta con poche mosse. Tra i Pokémon più sfortunati che possono ritrovarsi di fronte a Thor abbiamo Encineroar, che potremmo dire che se Thor gli dà una schiaffa, il muro gliene dà un'altra, come si utilizza da noi probabilmente anche in tutta Italia, direi, vero, un modo di dire un po' diffuso. Questo perché? Perché zuffa e incrocolpo sono in grado di mandare KO al nostro avversario Encineroar, e un assorbipugno fa un 97% del danno, che equivale a 98 punti vita recuperati per il nostro Thor, perché assorbipugno ridà la metà del... converte la metà della vita tolta all'avversario in punti vita che noi assorbiamo, quindi Encineroar diventa un frigorifero essenzialmente, da cui noi possiamo recuperare tutte le nostre forze. Non va meglio agli Azumarill che ci sono nel VGC, perché con una scintilla vanno KO, e discorso molto simile va per i Celestila, che subiscono 86% del danno con un solo tuono pugno. In più, con la mossa Mjolnir, una stab di tipo elettro con una potenza di base di 120 e con una precisione dell'80%, che non guarda agli aumenti di statistiche della difesa dell'avversario e riesce a oltrepassare protezione, possiamo mandare non solo KO in un colpo Celestila, ma anche quell'odioso di Archeo Kyogre. È vero anche però che utilizzare Mjolnir su Archeo Kyogre è un po' una roulette russa, in quanto se fallisce Mjolnir, Kyogre risponde con primo Pulsar che ci manda KO, perché quel disgraziato c'ha 180 di punti base nella statistica di attacco speciale, perché deve essere potente in maniera ignobile, Game Freak dannata. E sì, anche Snorlax e Mega Kangaskhan le prendono di santa ragione dal nostro Thor, diventando essenzialmente un miscuglio tra un frigorifero e un sacco da box, in quanto Snorlax va a KO con uno zuffa e subisce un 35% di danno con un crescepugno, diventando effettivamente un sacco da box, cioè il nostro Thor lo può usare come allenamento in vista dell'avversario successivo, mentre Mega Kangaskhan potrebbe essere rinominato tranquillamente Encineroar 2, in quanto zuffa e incrocolpo lo mandano KO con un colpo, e con assorbipugno noi riusciamo a fare un 99% del danno massimo, recuperando circa 90 punti vita. Thor però naturalmente non è invincibile, bisogna prestare particolare attenzione a tutti quei Pokémon di tipo folletto e tipo psico. Parliamo dei vari Tapu, parliamo di Gallade, parliamo di Metagross, tutti quei Pokémon che con uno psichico, un luce lunare, una cozzata Zen fanno dei bei danni al nostro Thor e possono anche mandarlo KO, perché non resiste a una cozzata Zen di un Mega Metagross, ad esempio. E bisogna prestare particolare attenzione, perché a differenza del tipo Terra, qui non abbiamo la possibilità, se non con elettrocontagio, che funziona soltanto per l'attacco successivo, non abbiamo una difesa che duri nel turni. Infatti Magneto Ascesa dura per 5 turni e ci dà un'effettiva immunità al tipo Terra, ma appunto elettrocontagio è una difesa che dura poco, dura un attacco, e bisogna anche vedere se parlando di una lotta in doppio noi l'abbiamo utilizzato sul Pokémon che effettivamente ci sta attaccando. Quindi bisogna stare comunque attenti, anche perché Thor ha una difesa più alta di quanto ce l'abbia Loki, ma non è comunque abbastanza resistente da reggere attacchi di una potenza elevata. Facciamo un esempio con un Pokémon veramente potente per quanto riguarda l'attacco speciale, che non è Archeo Kyogre, è Megalakazam, parliamo quindi di un Pokémon che non è presente nel VGC. A 150 di statistiche di base per quanto riguarda l'attacco speciale, una confusione, uno psichico, un psicoraggio fanno bei danni, quindi bisogna prestare attenzione appunto a chi ci si ritrova contro. E quindi finiamo la parte del competitivo che riguarda Thor con le mosse. Come potete vedere, non ho parlato di tutte le mosse questa volta, le potete vedere alla mia sinistra, quindi a destra del vostro schermo troverete la lista delle mosse come al solito. E le mosse che ho scelto io questa volta
sono molto opinabili, cioè nel senso è molto più versatile come attaccante offensivo di quanto potesse magari essere Loki. Comunque io non sono un mega esperto, quindi anche per quanto riguardava Loki o per quanto riguardava Odin, non è che il mio set di mosse che consigliavo era il migliore, però era effettivamente abbastanza valido. In questo caso, appunto, è molto più difficile scegliere un effettivo set di mosse. Quello che ho scelto io è composto da Magneto Ascesa, Sorbipugno, Incrocolpo e Mjolnir. Ho scelto Magneto Ascesa perché preferisco avere una copertura di 5 turni solo al tipo terra piuttosto che avere una copertura di un turno su un attacco. E ho scelto Sorbipugno perché Crescipugno non mi sembrava così tanto valido. Cioè, è vero che ti aumenta di uno l'attacco fisico, però considerando le basse difese di Thor bisogna avere degli attacchi che siano un po' più decisi. Quindi Assorbipugno comunque non è potentissimo, passiamo da un 60 a un 75, se non mi ricordo male, di potenza di base, però abbiamo comunque un danno più elevato e soprattutto la possibilità di recuperare punti vita, che insomma va sempre bene. E con questo termina la parte competitiva di questi tre video. Questa era l'ultima per quanto riguarda i video, potremmo dire, introduttivi. Io vi ringrazio per la vostra gentilezza, vi ringrazio per la vostra calma, ok? Sono contento che Vittorio abbia una community del genere, sono contento di far parte di questa community, perché io comunque sono parte della community di Mitologicamente Creepy da un bel po'. Siete stati tutti molto gentili, tutti molto comprensivi, perché comunque questi sono i primissimi video che io abbia mai fatto su YouTube, mi sono divertito un sacco a farli, quindi se continua la serie spero di continuare ad esserci. E grazie, non posso dire nient'altro, perché siete stati veramente molto gentili, abbiamo fatto delle discussioni veramente interessanti, comunque avete sempre esposto a quelli che di certo ne sanno quanto me o anche più di me, perché di certo nella community ci sarà qualcuno che ne sa più di me. Io non sono, l'ho già detto, non sono un esperto di Pokémon, io seguo il VGC relativamente poco, lo seguo semplicemente perché mi piace l'universo Pokémon, io sono un grande fan da che sono piccolo dell'universo Pokémon, quindi sì, nel senso, grazie di tutto, ok? Tagliamola breve, grazie di tutto. E ci si vede la prossima volta. Adesso io ripasso la palla a Vittorio, che conclude questo video. Quindi ciao. Signori, a me non rimane molto altro da dirvi se non accodarmi ai ringraziamenti, ai saluti e all'invitarvi nei commenti a farmi sapere come è andato questo terzo video, perché più o meno abbiamo strutturato questi tre video in maniera leggermente differente. Ogni volta sia la mia parte che la parte di Pierfrancesco ha subito dei cambi più o meno studiati in realtà, per vedere quale formula è quella più attuabile per il futuro della serie, perché se volete che la serie continui io vi invito a rispondere a questi due sondaggi che trovate qui in alto. Il primo è: volete che la serie continui? Il secondo invece è: quale dei tre video avete preferito in quanto a forma? Trovate tutti e due i sondaggi qui nell'angolino in alto. Detto questo, io vi ringrazio davvero tantissimo per l'attenzione, per il riscontro sensazionale a questa serie, non me l'aspettavo davvero, anche nei commenti, mi aspettavo commenti di fan incalliti che magari si inasprivano per eventuali mancanze, soprattutto mie, perché io nel mondo Pokémon mi sono riavvicinato solo negli ultimi mesi praticamente, quindi io vi ringrazio davvero per tutta quanta l'attenzione, fatemi sapere se volete che questa serie continui e vada avanti. Io ringrazio Pierfrancesco che ha forniti i dati tecnici e ovviamente ringrazio l'altrettanto immenso Davide da Drake che ha fornito le illustrazioni per tutti e tre stadi di Loki, le due forme di Odino e questo Thor. E ragazzi, stanno pronti altri 4 Pokémon. Fatemi sapere se questa serie riguardante la regione di Asgard volete che continui per poi andare avanti verso le altre regioni, o se volete passare ad altre regioni
però dopo i 4 Pokémon già pronti, perché stanno già pronti altri 4 Pokémon non rene. Oltre questa e alternare altre regioni, queste cose fatemele sapere nei commenti. Ma soprattutto ringraziate Pierfrancesco e riempite di like le pagine Instagram e Facebook di Davide. Trovate tutti i link utili in descrizione, mi raccomando, perché dovete ringraziare tutti quanti, perché hanno collaborato di loro spontanea volontà a questo progetto e l'unico modo in cui li posso ripagare è con i vostri complimenti. Quindi mi raccomando ragazzi, fate il vostro gioco adesso, noi ci vediamo al prossimo video. Bye!